Ciao ragazzi, oggi marmellata d'arance è una ricetta che ci avete chiesto in tantissimi e per tantissimo tempo, quindi finalmente ecco come prepariamo noi la marmellata in casa. È semplicissima e non ci vuole neanche tanto tempo. Le arance che utilizzeremo ovviamente saranno biologiche perché andremo a mettere all'interno anche la buccia. Utilizzeremo quindi quelle che ci hanno mandato dalla Sicilia un'azienda, si chiama Arance della Badia, e sono davvero squisite, sono biologiche. Noi vi mettiamo il link sotto nella descrizione, così insomma se non sapete dove acquistare delle arance biologiche potete rivolgervi a loro. Io vi garantisco che sono davvero squisite, molto dolci e molto aromatiche. Ultimissima cosa prima di lasciarvi al procedimento: per fare questa marmellata abbiamo utilizzato la pectina, che aggiunta appunto alla frutta riduce tantissimo i tempi di cottura. In molti pensano che la pectina sia un conservante o una cosa non naturale, in realtà è assolutamente naturale perché è contenuta nella frutta, nelle mele, nei limoni, anche nelle arance, quindi state tranquilli, si acquista anche da Natura, sì, io l'ho vista spesso, e usatela anche perché in questo modo ci mettete meno tempo e la frutta non cuoce per tantissime ore, quindi non perdiamo completamente tutte le proprietà. Iniziamo sbucciando le nostre arance, io prima ovviamente le ho lavate bene. Andiamo a tagliare le nostre bucce sottilissime, cercando di farle proprio quanto più sottili possibile, e poi le tritiamo un pochino. Adesso continuiamo così fino a completare tutte quante le nostre bucce. Andiamo a versare le nostre bucce in una pentola e copriamo con l'acqua. Adesso mettiamo sul fuoco e facciamo bollire. Nel frattempo andiamo a tagliare a pezzettini piccoli anche la polpa delle arance. Le nostre buccette sono arrivate a bollore e facciamo cuocere per 5 minuti. Dopodiché buttiamo via l'acqua e aggiungiamo altra acqua pulita e a questo punto facciamo di nuovo bollire. Mettiamo in una pentola la polpa delle arance tagliate a pezzetti, la buccetta che abbiamo fatto intiepidire e poi strizzato benissimo, non ci deve essere acqua. Aggiungiamo le nostre spezie, noi useremo un po' di zenzero e un po' di cannella. Aggiungiamo anche un pochino di liquore, quello che utilizziamo noi è dello scotch, ma potete utilizzare il liquore che preferite ed è facoltativo, quindi se non vi piace non mettetelo. Il succo di limone che aiuterà la marmellata a stringere ed infine la pectina. Mescoliamo bene e mettiamo sul fuoco fino a ebollizione, dovrà bollire un minuto. Come vedete sta iniziando a bollire e possiamo aggiungere lo zucchero. Quindi portiamo a bollore anche questa volta e contiamo 5 minuti. Come vedete sta bollendo benissimo, è stupenda e vi giuro ha un profumo davvero molto molto intenso. Quindi a questo punto possiamo contare i nostri minuti e poi possiamo togliere dal fuoco. Adesso possiamo riempire i nostri barattolini. Fate super attenzione a non bruciarvi perché la marmellata è caldissima, quindi fate molta molta attenzione. Prendiamo il nostro finaccio, così ci possiamo aiutare a chiudere bene bene il barattolo, lo capovolgiamo e lo lasciamo raffreddare a testa in giù. E guardate quanto è bella la nostra marmellata, è perfetta, ha un sapore e un profumo davvero unico e molto aromatico grazie anche alle buccette che hanno comunque conferito attraverso gli oli essenziali il loro profumo. Se volete una marmellata un po' più densa basterà prolungare un pochino il tempo di cottura da quando avete messo lo zucchero, quindi anziché 5 minuti continuate, aggiungete qualche minuto. Un consiglio è quello di fare la prova del piattino, noi la chiamiamo così, prendete un cucchiaino della vostra marmellata ancora in cottura e lo mettete su un piattino, in questo modo si raffredderà bene e se vedete che la consistenza è quella giusta, quindi è abbastanza densa o comunque è della consistenza che piace a voi, potete togliere dal fuoco, potete spegnere, altrimenti continuate per qualche minuto ancora la cottura. Un altro consiglio è quello di utilizzare una pentola più bassa e quindi più ampia, in questo modo la marmellata cuocerà meglio, cuocerà anche prima.
Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Come sempre, attivate qua sotto la campanella così riceverete la notifica quando ci saranno nuovi video. Mettete un bel mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!